interveniamo questa settimana, la prossima, sulle postazioni mobili. Postazioni mobili funzionano, per capirci, da via Piave, quindi dalla zona dell'ospedale, fino ai confini con Viale Garibaldi, via Roma Alta. Vogliamo intervenire per estendere il porta a porta, perché le postazioni mobili capita che siano oggetto di conferimenti imprecisi, e sarebbe il meno, ma anche conferimenti di chi in realtà non dovrebbe conferire, non è dedicato a quella postazione, e quindi le troviamo durante la mattinata, nonostante Hackam le liberi un paio di volte, anche tre, le troviamo piene di rifiuti, e questo non va bene, perché si formano degli accumuli in mezzo alla città. Però facciamo un lavoro molto graduale, per cui verranno meno dalla prossima settimana le postazioni di via Piave e piazza Matteotti verso l'ospedale, e quindi abbiamo le postazioni mobili che servono soltanto da via Crispi verso piazza Europa. Tutto il centro cittadino rimane servito dalle postazioni mobili, che continuiamo a monitorare però, e eliminiamo una postazione un po' delicata che ha dato risultati alterni, quella di via Rattazzi. Quando io dico eliminiamo, vuol dire che i cittadini possono andare a recuperare i mastelli in via Picco 28 se non li hanno già, se non hanno già il calendario con la loro raccolta. E eliminiamo anche via De Nobili all'angolo con via Roma, cioè via Roma Bassa. Stiamo valutando di mettere una postazione mobile in più all'altezza di piazza Sembon, via Spallanzani. Non è un'eliminazione di postazioni mobili quanto è un estendimento del servizio porta a porta, come si svolge in tutto il territorio comunale. Il motivo è che il servizio che ottiene il miglior risultato per quanto riguarda la differenziazione di materiali è quello porta a porta, è quello che ci permette di ottenere quantità e qualità di materiali nel modo ideale. Per cui in tutte le zone dove è possibile, con un servizio che funzioni correttamente, e in questo caso nella città riteniamo di fare un servizio che funzioni nel periodo notturno, di poter estendere il servizio porta a porta, così come in tutto il territorio comunale, anche alla zona del centro città. Abbiamo quindi eliminato queste postazioni perché sono quelle facilmente raggiungibili dai mezzi di raccolta e che permetteranno ai cittadini di vedere un servizio come per tutti gli altri cittadini della città della Spezia.